incredibile rissa a Milano tra i due rapper Fedez e Nasca. Cos'è davvero accaduto? Prima di proseguire, iscriviti al nostro canale, attiva la campanella delle notifiche e non dimenticare di lasciare il tuo like sotto al video. Nel cuore di Milano, durante il party di lancio dell'ultimo album di Tony F, un evento degno di nota ha catalizzato l'attenzione ben oltre la musica. Tra luccichii e riflettori, due figure importanti della scena musicale italiana, Fedez e Nasca, sono diventate protagonisti di un confronto diretto che ha infiammato il pubblico. Fabrizio Corona e in seguito Dago Spia, la famosa testata giornalistica, hanno rivelato come una serata all'insegna dell'arte si sia trasformata in arena di uno scontro tanto inaspettato quanto carico di sconvolgenti tensioni. Al centro di questa vicenda, una rissa che ha visto Fedez e l'emergente Nasca, nome d'arte di Diego Caterbetti, confrontarsi in una disputa che ha trascinato con sé non solo i flash dei paparazzi, ma anche l'apprensione e la cura di un genitore. I figli non si toccano, questa è stata la scintilla che ha dato vita alla fiamma. Sembra infatti che Fedez sia stato colpito proprio nella profondità dei propri valori e dell'amore per i propri figli. Ma dove è accaduto il fattaccio? La rissa infuocata tra i due rapper ha avuto luogo al Lucid, il rinomato locale milanese, che ha fatto da cornice non solo ai due protagonisti e ai presenti, ma ha coinvolto anche il mondo virtuale attraverso i dettagli e gli scatti condivisi sui profili Instagram dei due artisti. Immagini che parlano, testimonianze visive di una serata indimenticabile per molti motivi, alcuni dei quali ben lontani dai palchi e dai microfoni. Tra conferme e smentite che ancora non trovano spazio, la serata di Tony F resta segnata non solo per la musica, ma per questo incredibile scontro, che ci ricorda come ogni artista custodisce dentro di sé emozioni e valori profondi che meritano di essere protetti. Tu cosa ne pensi di questa controversa vicenda tra Fedez e Nasca? Non esitare ad infiammare il box commenti con il tuo parere. Desideriamo leggerti!